Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020, signori, iniziamo la nuova stagione, l'obiettivo è vincere il mondiale o quantomeno migliorare decisamente la posizione dell'anno scorso. Il costruttore sarà molto più difficile, però intanto puntiamo al mondiale, signori, l'anno scorso siamo riusciti a fare delle belle vittorie, quest'anno cerchiamo di migliorarci ancora di più. Detto questo, signori, prima di partire col video io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram come Maullo941, in cui tramite i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola. Di solito mi ci trovate intorno alle 9. E, altra cosa, date un'occhiata ai link in descrizione perché trovate sia le operazioni da poter fare tramite il canale, sul canale, comunque gli abbonamenti e cose varie, sia i link dei canali che sono miei abbonati e fate un salto anche da loro per vedere i loro contenuti. Detto questo, signori, io vi vado a farmi il primo Gran Premio della stagione Australia, vado a farmi le prove libere off camera e ci vediamo per le qualifiche. Ok, signori, siamo alle qualifiche. Le prove libere sono andate bene. Bene, ma non benissimo. Bene, ma non benissimo. La macchina è ganza, la macchina è bella, è particolare, diversa, diciamo. Sia il sound del motore, sia la livrea. Devo un attimo abituarmi alla barra rossa che tra un poco vedrete. Però, diciamo, non ci lamentiamo. Il primo campione della stagione, vediamo cosa si può fare. Intanto andiamo a farci il giro di qualifiche, signori. Vedete la barra rossa ora da sopra di noi? L'anno scorso era blu. Dobbiamo un attimino abituarci e anche al sound della macchina. Dobbiamo abituarci perché il motore Ferrari è diverso rispetto al Renault che avevamo l'anno scorso. Detto questo, vi lascio all'audio così lo potete sentire anche voi. L'Australia è sempre stato un gran premio particolare per noi, signori. E ricordo l'anno scorso pure, abbiamo fatto delle brutte qualifiche, vabbè che era il primo campionato del gran premio in assoluto. Abbiamo fatto delle brutte qualifiche e poi ricordo che alla prima curva ci siamo andati a sbattere a muro in maniera terribile. E quindi non abbiamo dei bei ricordi qui in Australia. Adesso siamo quindicesimi. E la vedo un po' particolare quest'anno. L'inizio del campionato, diciamo che siamo dei diesel, forse andremo meglio durante la stagione, ecco, vedi. Niente, Australia purtroppo per noi Australia è sempre un brutto gran premio. Ste curve che non riuscirò mai a fare, mannaggia. No, 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 fermi, fermi tutti. No, 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 non possiamo partire già andando a sbattere e dovendo andarli a dare i soldi alla scuderia. No, 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 no. Piccolo flashback tattico, però va bene, che ci sta. Dai, salviamo il salvabile, signori. 14esimi, non pigliamo sui soldi agli sponsor. Ecco, ma porca miseria, ma. Secondo flashback è nel giro di pochissimi minuti. Ma non posso, signori. Cioè, non possiamo partire con i debiti già, dico. Non dico che dobbiamo fare la pole position, rifare tutto il giro, ma quantomeno, dico. Partiamo quindicesimi. Mamma mia, che brutte qualifiche. Che brutte qualifiche. Che brutte qualifiche. Dobbiamo un attimino riorganizzarci. Dobbiamo un attimino riorganizzarci. Quindicesimi, va bene. L'anno scorso ci siamo lasciati con la vittoria ad Abu Dhabi e quest'anno ripartiamo quindicesimi. Allora, Matsushita è arrivato in Formula 1, vero? Non abbiamo visto se ci sono stati dei colpi di mercato. Vediamolo velocemente. Hamilton e Bottas sono ancora alla Mercedes. Ok, Verstappen alla Red Bull, Vettel alla Ferrari, Ocon Renault, Albon Red Bull, Leclerc Ferrari, Gasly Alfa Tauri, Ricciardo Renault, Kvyat Alfa Tauri, Sainz e De Vries sono arrivati in McLaren. De Vries è un giovane che è stato preso dalla McLaren. Norris Racing, Matsushita. Il nostro Matsushita è arrivato anche lui. È tornato in Formula 1, signora. Il nostro Matsushita, il nostro samurai alla Racing Point. Papamaullo, quindicesimo. Magnussen all'As. Perez è passato all'Alfa Romeo. Giovinazzi è passato all'As. Mamma mia, che gran mercato che c'è stato. Stroll alla Williams. Raikkonen all'Alfa Romeo. Ghiotto
Ghiotto alla... Ghiotto è il nostro compagno di squadra del 21esimo, mamma mia, Russell 22esimo, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, campionato in salita, signori. Sono contento per il Matsu, sono contento per il Samurai che è riuscito a tornare in Formula 1 insieme a De Vries. Insieme a De Vries, non ho capito, Grosjean si è ritirato e non so chi altro. Grosjean si è ritirato e non so chi altro. Va bene, signori, ci vediamo in pista per la gara, sperando di fare bene. Ok, signore, ci siamo. Tom non mi parla. Tom mi sa che ieri sera era sabato e ha fatto tardi. Praticamente va bene. Sabato ovviamente nel gioco, signori. Sabato ovviamente nel gioco. I Gran Premi sono la domenica, quindi mi sa che ieri sera Tom ha fatto tardi. Qui i nostri meccanici, ognuno si fa i fattacci suoi. Va bene, non perdiamo altro tempo e partiamo per la gara, signori. Primo Gran Premio della seconda stagione di questa serie, signori. Vediamo di portare a casa quantomeno dei punti. Quantomeno dei punti, dai, 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 dai. Buona, la partenza è buona, la partenza è buona. La partenza è buona. Dai così, non facciamo errori di sorte. Non facciamo errori di sorte, non distruggiamo la macchina già subito. Ok, no, 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 dai, 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 ma perché? Bandiera verde, va bene. Dai, vedi che mi hanno risuperato tutti, però dai, questa è una bastardata. Mi hanno risuperato tutti. Ehi, vi risupero tutti ancora, ne volete? Voi mi colpite e io vi colpisco, dai, dai, dai. Non mi ha dato nemmeno la... Ah, no, ok, mi ha avvertito della collisione, va bene. Vabbè, mi ha avvertito della collisione, va bene, superfluo. Shh, nessuno ha visto niente, shh, nessuno ha visto niente. Abbiamo semplicemente danneggiato l'alettone, ma non fa nulla, non fa nulla. Tom sta parlando, ma non so che sta a dire. Tom, che cazzarola vuoi? Fatti i fattacci tuoi, ci stava quella missione, quella cosa. Mi hanno speronato loro per primi, signori, quindi ci siamo semplicemente ripresi quello che era nostro, il decimo posto. E il decimo posto era nostro, ci siamo semplicemente ripresi quello che era nostro. Non abbiamo fatto niente di particolare. Qui purtroppo dobbiamo tirare il freno come se non ci fosse un domani, se no ci andiamo a spiattellare al muro. Iniziano i Gran Premi come l'anno scorso, signori. Ah, gira, gira, macchinina, gira. No, no, no. Vabbè, dai, devo rompere più nulla. Mi devono rompere più niente, signori. Mi hanno rotto i due alettoni. Avvertimento, collisione. Dai, e levati, mannaggia a te. Vattene, levati, levati. Vatti a fare un giro, avvertimento, collisione con Kvyat. Ma io non ci posso fare niente se Kvyat mi è venuto addosso, signori. Non è colpa mia. Non è colpa mia se Kvyat mi è venuto addosso. Abbiamo due macchine dietro e poi il nulla. Ottimo. Abbiamo fatto il deserto dietro di noi, signori. La macchina non gira più. La macchina vi informo che non gira più. E noi siamo decimi. Ecco, no, 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 mi voglio allargare io. Mi hanno preso da entrambe le direzioni e io faccio una frenata lunga. Aia. Signori, è autoscontro, è puramente autoscontro. Non è più una gara di Formula 1, ma è puramente autoscontro. Chi è? Ghiotto! No! Ghiotto era dietro di noi! Stiamo a lotta con Ghiotto, signori! Stiamo a fare sportellate con Ghiotto! Spettacolo! No, tu te ne devi andare! Tu te ne... No, abbiamo perso completamente l'alettone, signori! Abbiamo perso completamente l'alettone, mamma mia! No, Ghiotto mio, che cosa hai fatto? Una gara terribile, signori. Una gara terribile si sta per concludere. La portiamo a casa. Vediamo di concludere in qualche maniera. Siamo tredicesimi. Mamma mia. Mamma mia, che esordio brutto. Ma perché Australia ci porta sempre sfortuna? Qualcuno me lo sa dire. Perché Australia? La macchina non gira più. Non abbiamo più gli alettoni anteriori, signori. La macchina non gira più. La macchina non gira più. Bandiere gialle ovunque. Macchine mi sorpassano. Collisione con Giovinazzi. Muro. Giovinazzi è fuori dalla sessione. Abbiamo buttato fuori Giovinazzi, signori. Continuiamo con gli autoscontri come se non ci fosse un domani, signori. Oramai è questo il mood di questa gara. Non c'è possibilità di Sainz, mi ha appena superato. Sono contento per Ghiotto. Signori, autoscontro in Australia. Autoscontro in Australia. Riesco a rientrare senza fare danni. Ok, siamo 19esimi, va bene. Mamma mia che brutta partenza, mamma mia che brutta gara, signori. Mamma mia. DRS abilitato, sì, che ce famo col DRS? Se non abbiamo manco più un alettone, guarda come tiriamo dritto. Forse dovevamo rientrare in box. Fossimo rientrare in box, forse quantomeno salvavamo il salvabile, quantomeno facciamo una gara normale. E invece no. Dai, dai. Salviamo il salvabile, signori. Abbiamo distrutto una macchina. Non ci danno una lira in questo primo Gran Premio della stagione. Che cosa bellissima. Sì, non riesco più a frenare. No, riesco a frenare. Non riesco a fare le curve, signori. Dai, rientriamo ai box, signori. Rientriamo ai box. Rientriamo ai box, almeno.
Andiamo ai box, cambiamo gli alettoni, almeno vediamo di fare questi ultimi due giri, di farli bene, perché dico, veramente così è terribile, cioè. Una macchina ingestibile, sarebbe solamente servito per pascolare. Dico, non c'è bisogno di pascolare, ci facciamo due giri tranquilli, rimettetemi l'alettone e quantomeno vediamo di concludere. Forza ragazzi, forza, forza. Tutto questo spero che Ghiotto quantomeno stia facendo un buon risultato. Yeah. Sì, zitto Francesco. Zitto Tom, no, si chiama Tom, non si chiama Francesco. Va bene. La macchina adesso gira, questa è una cosa buona. La macchina adesso gira. Almeno arriveremo al traguardo con la macchina sana e non con tanti piccoli pezzi distrutti a destra e a sinistra. Dai, dai. Mancano l'ultimo giro e mezzo, signori. Questa tortura sta per finire. Questo primo Gran Premio della stagione sta per finire. In tutto questo mi stanno per doppiare, signori. In tutto questo ho visto le due Mercedes, se non sbaglio, in fondo alla mappa che stanno per arrivare a doppiarmi. Quindi potremmo sabotare il risultato della gara, signori. Abbiamo il potere di modificare il risultato della gara. Abbiamo il potere di modificare il risultato della gara. Io devi dire che non so dove è Ghiotto. Perché potremmo rallentare in maniera pesante. Potremmo rallentare, vedere di rallentare il gruppo per cercare di far recuperare Ghiotto. Potremmo sabotare Australia, signori. Potremmo sabotare Australia. Vediamo intanto se mi raggiungono. Vediamo se mi raggiungono. Io ho visto dei pallini dietro di me, ma non so chi siano. Peccato, peccato. Ecco, vedete i pallini blu in fondo nella mappa? Potremmo sabotare il risultato, signori. Lo facciamo, un giro dalla fine. Allora, se loro si avvicinano troppo, dico io non devo fare la mia gara. Ho una macchina lenta, non posso fare miracoli. Se no si avvicinano troppo, io potrei capitare che io rallento casualmente in punti in cui non dovrei rallentare. Vediamo. Ah no, ha vinto Bottas, mannaggia. È vero, mi stanno doppiando, quindi già il Gran Premio è finito. Ha vinto Bottas, signori. Noi stiamo facendo l'ultimo giro tanto per consumare benzina. Tanto per consumare benzina. No, la portiamo a casa anche se è un risultato terribile, ma la portiamo a casa. 22esimo. Ci deve servire da lezione. Ci deve servire da lezione questo Gran Premio. Questo primo esordio disastroso, disastro totale in Australia. E vabbè, sono lontani i tempi in cui facevamo le ruota a ruota con Bottas, con Verstappen e con tutti gli altri. Va bene, ormai le ultime curve, vi faccio compagnia fino a questo punto del video, fino alla conclusione del video, signori, quantomeno vediamo di farci compagnia assieme. Sì, no, è tutto un cambiamento particolare. Purtroppo sulle curve veloci ho l'abitudine comunque di tirare il freno e non si fanno così. Devo fare molti più giri nelle prove libere, forse. Per riuscire a capire. Forse ora sto iniziando a capire il Gran Premio. Forse ora sto iniziando a capire il Gran Premio, decisamente sì. Superfo, signori. L'anno prossimo ci riproveremo. L'anno prossimo ci riproveremo. Per questa volta siamo arrivati 22esimi. Male, 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 male. Ma non scoraggiamo, c'è il primo di 22 Gran Premi, signori. L'anno scorso siamo partiti pure così male e poi è finita bene. Vediamo se sarà anche così quest'anno. Luca Ghiotto, pilota del giorno. Grande Ghiotto! Grande Ghiotto! Grande, grande, grande il mio secondo pilota. Bravo Ghiotto, sì, vabbè, qua la Mercedes che festeggia, che ce frega a noi della Mercedes che festeggia. Allora, signori, Ghiotto è arrivato dodicesimo. Peccato, peccato. Ghiotto è arrivato dodicesimo, partendo ventunesimo. Comunque, un buon risultato. De Vries è arrivato davanti a lui. Matsushita, l'ex pilota della Mobile Racing, è arrivato dodicesimo. Va bene, va bene. Giorgia, ottima giornata. Ma che gara ha visto questa? Vettel, Leclerc, Bottas, ma di che stiamo parlando? Leclerc, forse. Ma non ce la posso mai fare a battere Leclerc, Vettel, Hamilton o Bottas. Ma di che stiamo parlando, signori? Dovevamo scendere. Ha condotto una gara perfetta mentre io ho fatto qualche errore. È vero, bisogna essere onesti. Bisogna essere onesti. Pensi di essere stato fortunato a non finire la gara con quell'incidente? Penso ci sia stato un problema. Sono stato fortunato. Dobbiamo concentrarci sulla deportanza. Sicuramente la macchina non può subire troppi colpi del genere. Dopo. Diamo un'altra risposta. Va bene, Giorgina. Ottimo, ed è tutto.
Mi hai deluso, ti aspettavo l'anno scorso a fine mondiale, invece ti ritrovo qui a inizio mondiale, non ti sei fatta sentire tutta l'estate, non va bene così Giorgia, non va bene, dobbiamo rivedere i nostri rapporti. Ok signori, siamo tornati qui, questa parte adesso la farò off camera, signori, andrò a sistemare un po' di cose, vedrò se potrò sviluppare qualche altra cosa. Detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto e stasera sicuramente con qualche live. Bella raga, ciao!